Le tre parole che mi caratterizzano sono la determinazione, il coraggio e l'intraprendenza, che sono accomunate dalla passione per questo lavoro. Ho scelto scienze biologiche perché mi piaceva il mondo della ricerca. Avrei voluto curare il cancro o grandi malattie. Successivamente mi sono appassionata alla biologia marina, alle profondità marine, alla capacità di esplorare la biodiversità, di rendersi conto che l'azione dell'uomo è fortemente impattante sul mare e quanto il mare sia importante per la vita dell'uomo. Ho coniugato la passione per cercare di risolvere grosse problematiche nel mondo con la passione per la biologia marina. La stazione zoologica è un ente di ricerca che si occupa di biodiversità e biotecnologie marine. Qui alla stazione zoologica io dirigo il Dipartimento di Biotecnologie Marine e Ecosostenibili, che si occupa prevalentemente di isolare nuovi composti che possono avere potenziali applicazioni in ambito farmaceutico, cosmaceutico e nutraceutico, prelevando gli ingredienti direttamente da organismi marini, quindi da alghe, microalghe, batteri. Gli organismi marini costituiscono una fonte inesauribile di nuovi composti, di nuovi ingredienti, che possono avere un utilizzo ed possono portare dei vantaggi nella vita di tutti i giorni, per la cura della pelle, per cibi funzionali oppure integratori alimentari e ovviamente nuovi composti che possono avere un utilizzo in ambito farmacologico come antibiotici, anticancro e altri tipi di farmaci. Non ho mai pensato di abbandonare sia Napoli che l'Italia, perché credo fortemente nella valorizzazione dei talenti che ci sono qui in Italia. Il mare rappresenta un elemento fondamentale ovviamente per la nostra vita e la cura, l'analisi della biodiversità, l'esplorazione sostenibile dei fondali marini rappresentano una frontiera molto importante per il futuro della scienza e per il futuro in generale.